Buon pomeriggio, gentili telespettatori, e ben ritrovati al TRCB Notizie. Come era prevedibile, la questione Enel, in particolare il rinvio a giudizio di 13 dirigenti della società, è stato uno degli argomenti di discussione del Consiglio Comunale che si è riunito questa mattina a Brindisi. In aula un gruppo di ambientalisti ha chiesto al Comune di costituirsi parte civile. Il sindaco ha replicato sostenendo che sarebbe soltanto un'ipocrisia. La città, ha aggiunto il sindaco Gonzales, ha bisogno di un concreto modello di sviluppo. Vediamo il servizio di Stefania Franciosa. Ci aspettiamo che il Comune chieda il sequestro del carbonile coperto. Questa è la posizione del gruppo No al Carbone, che oggi in aula a Brindisi, in occasione del Consiglio Comunale, ha esposto uno striscione invitando l'amministrazione a costituirsi parte civile nel processo che dal 12 dicembre prossimo vedrà imputati 13 dirigenti dell'Enel e 2 imprenditori locali ritenuti responsabili di danneggiamento di colture e terreni circostanti la centrale termoelettrica di Cerano. Come è noto, alcuni abitanti della zona avrebbero anche documentato la presenza di patologie dovute proprio all'esposizione alle polveri. Si è conclusa una delle più grandi indagini proprio in merito all'impatto ambientale della centrale Cerano e quindi proprio che si è conclusa con, da parte del PM De Nozza, con 15 indagati, fra cui dirigenti dell'Enel, per 3 capi di imputazione molto importanti: getto di sostanze pericolose, omissione delle precauzioni proprio per non far diffondere polveri di carbone oltre il confine della centrale, e comunque il capo di imputazione che noi riteniamo comunque più importante anche quello là, il fatto proprio che sia il nastro trasportatore che il carbonile comunque non hanno la tenuta stagno, e quindi comunque per noi queste qui sono delle cose che noi in questi anni abbiamo sempre detto in mezzo alla strada, però adesso la magistratura ha messo finalmente bianco su nero e quindi per noi è un punto di forza su cui partire. Sindaco, il Comune di Brindisi non ci sta, ha detto nel corso del suo intervento, ad infilarsi in questa polemica salute lavoro, mi riferisco all'Enel. No, cioè voglio dire, pensare di contrapporre i ragazzi che portano uno striscione nel Consiglio Comunale con chi tutela i lavoratori è davvero ancora una volta stucchevole. Cioè, questa città deve pensare a salvare la vita dei lavoratori, ad avere un ambiente assolutamente sostenibile e a promuovere concrete forme di sviluppo del territorio. Questo è perfettamente compatibile, ma al di là di questo, francamente, le polemiche portano all'immobilismo che in altre parti d'Italia, a partire da Taranto, hanno provocato la morte di tanti lavoratori. Come si può combattere? Promuovendo lo sviluppo e mettendosi nelle condizioni comunque di dar vita a una città che funziona e soprattutto che è attrattiva sul piano degli investimenti. E invece qui da 2 ore parliamo del nulla. Il Comune dice costituirsi parte civile è soltanto un'ipocrisia, in realtà non è che così che si combatte a favore proprio dello sviluppo di questo territorio? Certamente, perché dal nostro punto di vista non è sufficiente soltanto la costituzione di parte civile nel processo, ma siccome l'indagine, quindi il rinvio a giudizio, ha conclamato alcune situazioni che quindi sono ormai, come si è detto prima, messe nero su bianco, a questo punto dovrebbero seguire anche degli atti ben precisi, e siccome il sindaco è il massimo responsabile della salute dei cittadini, a questo punto noi ci aspettiamo anche un atto da parte del sindaco di sequestro del carbonile, atteso che le condizioni per le quali sono chiamati a rispondere in giudizio questi signori dell'Enel permangono tuttora. Oltre che dei temi ambientalisti, oggi si è discusso anche dell'affidamento della rassegna Culturamiamo, polemica sollevata già da tempo dal consigliere Giovanni Brigante. Vediamo. La delibera relativa all'affidamento all'associazione Motumus della rassegna Culturamiamo è stato uno degli argomenti dell'odierna seduta consigliare. Una delibera considerata da Giovanni Brigante ai limiti della legalità. Contesto il metodo dell'affidamento, ha detto il consigliere comunale della Puglia Verbendola. La trattativa privata doveva essere sostituita da una gara pubblica. Una decisione di tale portata avrebbe meritato, così come stiamo facendo oggi, un'ampia discussione e naturalmente una condivisione, non dico necessariamente di maggioranza e opposizione, ma quantomeno l'illustrazione di un programma.
programma che riguarda tutta la città, non riguarda una parte di essa. E poi tra l'altro, entrando nel merito, non si possono escludere tanti soggetti che in tutti questi anni hanno fatto, ecco, con la loro arte, con la loro professionalità, hanno come dire, girato un po' i luoghi più importanti di questa città per far ecco, distrarre i cittadini dai problemi gravi che in questo momento stiamo registrando. Io credo che sarebbe giudizioso, ecco, non voglio utilizzare altro, che questa delibera fosse revocata, si ripresenta naturalmente correggendo anche le parti che io ritengo che siano illegittime sotto l'aspetto procedimentale e che sicuramente avrà l'assenso se si superano questi problemi di ordine metodologico prima, ma anche di inosservanza delle norme più elementari che regolano la vita di un'amministrazione. Se sarà questo, io sono anche pronto a concorrere e a dare il nostro voto favorevole. E rimaniamo a Brindisi perché il consigliere comunale Francesco Renna si è dichiarato ufficialmente indipendente dopo aver lasciato il Partito Repubblicano nei giorni scorsi, lo abbiamo ascoltato nel corso della seduta consigliare, sentiamo. Dopo essersi autosospeso dal partito, l'ex assessore della giunta Mennitti, Francesco Renna, eletto nelle file del Partito Repubblicano, si è dichiarato ufficialmente oggi nel corso della seduta consigliare indipendente. Ai nostri microfoni ha illustrato la propria posizione. Il sostegno alla maggioranza abbiamo da pochi mesi votato e chiaramente bisogna mettere in atto quel programma che io avevo condiviso. Quindi essendo anche critico qualche volta, perché chiaramente lo dicevo nel primo consiglio, non ho portato il mio cervello all'ammasso e quindi quando ci sarà da criticare, da migliorare e da sostenere la maggioranza in maniera diversa io lo farò. Ma lascio un partito repubblicano ormai ridotto in maniera, come si dice, agli stracci, inagibile, e l'inagibilità ha portato sia me ma soprattutto altri ex consiglieri che si sono candidati, faccio il nome di Teodoro Galluzzo, l'amico Tony Auro, altri ragazzi che per la prima volta si erano cimentati nella campagna elettorale, ad abbandonare un partito diventato veramente così piccolo. C'era una battuta in questi giorni che circolava a Brindisi che forse la sede adeguata potrebbe essere una Smart, visto che sono rimasti in due, quindi quella potrebbe essere forse la loro sede. Detto questo, si apre un nuovo scenario per quello che mi riguarda e quindi andremo avanti su un percorso nuovo e capiremo in futuro cosa fare. Ma cosa non ha funzionato nel Partito Repubblicano a Brindisi? Ma nel Partito Repubblicano a Brindisi non ha funzionato il principio della democrazia. Quando ci sono delle regole, quelle regole vanno rispettate. In passato tanti di noi si erano avvicinati perché avevamo intravisto sempre in quel partito piccolo però l'opportunità di dialogo e di confronto. Questo confronto è caduto totalmente, c'è chi dicendo di essere un animale politico, l'ho definito così, ha pensato di dover prendersi quella medaglia al collo che non gli spettava. Ricordo che qualcuno che oggi siede in assise del Partito Repubblicano dice di essere il segretario provinciale, qualcuno dice di essere il segretario cittadino, ma di fatto democraticamente non sono stati mai eletti. Quindi questo principio di antidemocrazia, io insieme agli altri che prima vi ho detto, non lo condividiamo e andiamo avanti in un percorso diverso. Si può ambientalizzare continuando a produrre, quanto dichiarato dal presidente della provincia di Brindisi, Massimo Ferrarese, in merito alla vicenda dell'Ilva di Taranto. Bisogna redigere immediatamente un cronoprogramma per le opere di ambientalizzazione per dare certezza ai lavoratori e ai cittadini, un cronoprogramma che oltre ai tempi stabilisca gli impegni economici per i prossimi anni. Lavorando in un futuro con grande sinergia si potrà recuperare il tempo perso e dare una speranza a un territorio che ha subito tanto sotto l'aspetto ambientale. Vedo un recentissimo attivismo, continua Ferrarese, di alcuni che avrebbero potuto fare tanto per questa città ma non hanno fatto, quando anche di recente ricoprivano ruoli di governo nazionale. Per tanti anni hanno solo difeso l'imprenditore mortificando la nostra terra e la salute dei cittadini. Se questo impegno fosse stato assunto da questi stessi politici negli anni precedenti, oggi avremmo già fatto dei grandissimi passi avanti. Dobbiamo invece oggi ringraziare la magistratura che con il suo
fiato sul collo e con opera di supplenza sta riuscendo a far realizzare quanto avrebbe dovuto fare la politica. Lavoreremo ancora di più in sinergia con il territorio tarantino, ha concluso il presidente Ferrarese in un comunicato stampa, e metteremo il nostro impegno affinché i lavoratori e i cittadini possano essere tutelati e rispettati. E il consigliere regionale in un comunicato stampa comunica con viva soddisfazione che la Regione Puglia, pur in un periodo di ristrettezze economiche, ha inteso nel quadro di una programmazione a favore delle attività produttive destinare una serie di finanziamenti a favore delle zone ASI. Per l'ASI di Brindisi è stato previsto un finanziamento di circa 7 milioni di euro da destinare a 5 progetti presenti dalla stessa ASI. Una parte di questi fondi saranno destinati al completamento della viabilità a servizio dell'agglomerato industriale di Ostuni. L'obiettivo di questi impegni finanziari da parte della Regione è quello di garantire i servizi necessari attraverso interventi per le aree produttive quali le ASI, in una logica di sistema efficiente che generi attrazione di investimenti nel nostro territorio. E l'azienda sanitaria locale di Brindisi diventa poliglotta e abbatte le barriere linguistiche e culturali nell'accesso alle prestazioni, attivando presso le strutture sociosanitarie della provincia un servizio di interpretariato telefonico dedicato espressamente agli utenti stranieri residenti nel territorio in transito per flussi turistici. La Puglia in particolare risulta una delle regioni di maggiore attrattiva per la presenza migrante e un'indagine territoriale a cura dell'Università del Salento vede Brindisi città portuale di confine al primo posto per numero di presenze di cittadini stranieri residenti. La città capoluogo infatti conta ben 93 comunità immigrate sul proprio territorio con maggioranza di appartenenti a paesi dell'Europa centro-orientale. L'iniziativa attivata quest'anno in via sperimentale su proposta della struttura di informazione e comunicazione istituzionale vuole realizzare uno strumento di traduzione simultanea e nasce a seguito di un'esigenza manifestata da parte del personale sanitario. Nello specifico il servizio di interpretariato telefonico Help Voice prevede la traduzione simultanea in 90 lingue ed è stato attivato su un numero verde dedicato operativo 24 ore su 24 per un numero limitato di chiamate da telefoni interni o da cellulari aziendali di tutte le strutture sociosanitarie dell'ASL di Brindisi. E le alte temperature dei mesi estivi in Puglia hanno fatto ripartire in anticipo la vendemmia. Ieri primo appuntamento in località San Marzano di San Giuseppe nel Tarantino. Vediamo il servizio. Per noi la vendemmia è qualcosa di più che un semplice appuntamento. È un momento che per la Puglia è sinonimo di sistema produttivo, ma è anche sinonimo di cultura, di storia, di tradizione. È un appuntamento di festa nel quale si concentrano i bilanci per una stagione, quella appena trascorsa, che è stata particolarmente favorevole, ma anche per gli obiettivi che ci attendono e che sono ispirati al consolidamento di traguardi importanti che abbiamo raggiunto in questi anni, che abbiamo realizzato e che ci hanno consentito di sdoganare definitivamente l'idea che i vitigni pugliesi fossero vitigni vocati al taglio e non alla vinificazione di qualità. Quest'anno si anticipa perché le condizioni climatiche hanno reso un livello qualitativo di prodotto importante. È un taglio del nastro che si realizza all'insegna della buona previsione, di una ottima previsione, di una previsione che ci preannuncia una annata particolarmente favorevole in termini quantitativi e che ci indica anche la prospettiva di un mantenimento dei livelli quantitativi dello scorso anno, che in un regime di siccità come quello che abbiamo vissuto sono un risultato straordinario. È un momento di grandi emozioni perché si aspetta il risultato di un intero anno di lavoro e quindi insieme ai soci e ai produttori condividiamo queste giornate in maniera anche di preoccupazione, perché se non arriva l'uva in cantina non riusciamo a capire quanto effettivamente tutte le condizioni pedoclimatiche hanno contribuito a rendere la produzione, alla qualità del prodotto. Chiaramente quest'anno siamo certi di avere una delle annate più buone, perché sempre grazie alle condizioni pedoclimatiche
Come avete potuto vedere, sui vigneti non c'è nessun problema di peronospero, di oitio, di tignoletta, perché oltre ad essere bravi noi produttori o i nostri produttori agricoli, anche il tempo, le condizioni climatiche ci hanno aiutato a che non avvengano le infezioni. Tutte le condizioni favorevoli di questa nuova annata ci portano a questi presupposti di avere anche una vendemmia, direi quasi eccellente al momento. Adesso dipenderà un po' dall'evoluzione del clima negli ultimi giorni di agosto e anche i primi di settembre, ma al momento siamo in una vendemmia eccezionale, direi anche. E abbiamo quasi tutte le caratteristiche per la raccolta e quindi anche per... Adesso iniziamo con le uve precoci, ma anche poi in seguito, al momento, tutte le uve sono in uno stato sanitario perfetto, non abbiamo alcuna fitopatia e sicuramente questo ci porterà a realizzare dei grandi vini. Ed è stato presentato presso Palazzo di Città il progetto Martina Franca Sapori Ritrovati, nato su iniziativa dell'Associazione Produttori Capocollo di Martina Franca e che ha visto l'adesione di associazioni e consorzi agroalimentari presenti sul territorio. Il servizio. Le gare Enogastronomia e Territorio rilanciando la sana cucina martinese. Con questo obiettivo, nella sala giunta del Palazzo Ducale, è stato presentato il progetto Martina Franca Sapori Ritrovati, produttori e ristoratori insieme. Un'iniziativa dell'Associazione Produttori Capocollo di Martina Franca, presieduta da Angelo Costantini, che ha visto l'adesione di associazioni e consorzi agroalimentari presenti sul territorio e oltre 35 aziende operanti nel settore enogastronomico. Punti cardine del nuovo protocollo d'intesa saranno la tipicità delle produzioni, il controllo della filiera produttiva, la stagionalità e la rintracciabilità delle materie prime. La finalità di Sapori Ritrovati è insieme culturale, economica e turistica. Culturale perché si riqualifica e si tipizza l'offerta di ristorazione, economica perché si potenzia un antico motore della eccellente produttività tipica martinese, turistica perché arricchisce l'alto profilo identitario della città di Martina Franca. Il progetto, presentato alla presenza dell'assessore alle attività produttive Nunzia Convertini, si basa sul dialogo fra produttori e ristoratori e prevede una serie di attività che vanno dalla formazione alle serate a tema, in cui sarà possibile degustare, assaporare e saper riconoscere tecnicamente i prodotti. Si formalizza oggi un'intesa, un protocollo che vede impegnati i ristoratori a utilizzare i prodotti tipici realizzati nel nostro territorio e i produttori agricoli quindi a sostenere a costi, diciamo così, competitivi con i ristoratori la vendita degli stessi anche attraverso panieri nell'interno del ristorante. Quindi l'amministrazione ritiene che questa sia un'iniziativa che renda fruibile da un punto di vista economico e turistico e culturale la produzione locale a tutto il territorio. Ci auguriamo che questo possa continuare nel tempo allargando gli attori in termini di ristoratori, in termini di produttori, perché non soltanto i turisti ma anche residenti in tutta la regione possano godere delle nostre produzioni, delle nostre trasformazioni in piatti tipici. Abbiamo tante cose ancora da far valorizzare, quindi sull'esperienza che abbiamo fatto sulla valorizzazione del capocollo di Martina vorremmo trasferire questa esperienza per promuovere tutta una serie di altre iniziative. Con l'assessore ho parlato, credo che in autunno inseriremo tra i prodotti tipici tradizionali altri prodotti di Martina che vanno dalla produzione orticola ai latticini, insomma. E quindi non ci fermiamo, insomma. Ed ora una notizia di cronaca. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ostuni, dopo una specifica attività ispettiva, hanno individuato un'impresa operante nel settore edile che per gli anni dal 2008 al 2011 ha emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 3 milioni di euro. In particolare le Fiamme Gialle hanno accertato che la citata impresa, con la complicità di altri 16 imprenditori, ha emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 3 milioni di euro
evaso IVA per circa 140.000 euro, omesso di versare ritenute IRPEF sulle retribuzioni dei dipendenti per circa 130.000 euro, contributi previdenziali ed assistenziali per oltre 700.000 euro e utilizzato 73 lavoratori regolari ed uno completamente in nero. Il titolare dell'impresa ed altri 16 imprenditori compiacenti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. E lasciamo la cronaca. È stata presentata ieri sera la 17ª edizione di Zingaria Folk Festival, kermesse musicale che parte integrante del Tourgate 2. Agnese Pucci. Tappa Mesagne dal 9 al 12 agosto Zingaria Folk Festival, evento musicale che rientra nel Tour Great 2 Summer Festival. Dalle strade e le piazze del centro storico sino alle scuole locali, protagonista di questi giorni sarà l'interculturalità, che viaggia tra mondi vicini e lontani tra loro. 5 giorni di festival per rappresentare al meglio quello che è lo spirito del Tour Great 2. Si tratta, il Tour Great, di un progetto transfrontaliero e questo è proprio un abbattimento fisico delle barriere musicali. Tanti saranno gli ospiti praticamente provenienti sia dall'Italia che dall'estero, in particolare dall'Europa e dalla Francia, ma anche dai paesi transfrontalieri che sono partner nel progetto Tour Great, quindi Albania, Grecia, Montenegro, con danze, balli e musiche tradizionali. Dall'8 al 12 tutto il centro storico, le varie vie, le piazze, per confluire poi nella piazza più grande, piazza Orsini del Balzo, in tarda ora, intorno alle 23, praticamente si susseguiranno una serie di gruppi musicali provenienti da ogni dove, con pizziche, tammuriate, mazurche e tant'altro, musica tradizionale per un incontro veramente eccezionale di culture, interculturale a 360 gradi, perché si tratta in realtà di un meeting vero e proprio della musica popolare. Qui infatti sono già arrivati circa 300 stagisti, che sono quelli contati e ospitati all'interno delle scuole della Giovanni Falcone e della Giovanni XXIII qui a Mesagne, ma tantissimi sono anche i visitatori, coloro che parteciperanno ai laboratori musicali, che sono già dislocati nei diversi alberghi e nelle diverse strutture ricettizie della città. Quindi una grande occasione culturale, ma anche un'ottima occasione in senso turistico, strettamente turistico, di scambio anche in termini di risorse e di esperienze. Che si occuperanno di musiche, canti e danze dal mondo provengono da ogni parte d'Italia, da paesi affascinanti d'Europa come Francia e Irlanda, da paesi amici al di là dell'Adriatico e dal Brasile, per sottolineare ancora una volta quanto la multiculturalità sia fondamentale per appianare, anche grazie alla musica e alla danza, le mille divergenze in favore della vicinanza e della comunione di interessi e di intenti. È la 17ª edizione di Zingaria ed è una festa, lo possiamo vedere anche alle nostre spalle, tanta musica, tanta gioia nel voler fondere le radici diverse di vari popoli in un'unica sola passione. Hai colto nel segno, in realtà è un festival di musica e danze, quindi c'è questa particolarità. Come potete vedere siamo in pieno giorno, ma anche di mattina ci sono corsi di danza, 16 corsi al giorno, mattina e pomeriggio, e poi la sera siamo in piazza, non per ascoltare, non per guardare, ma per ballare, quindi viverci il festival. E si intitola Vietnam, poesie della natura, la mostra fotografica del fotoreporter rossonese Salvatore Valente, storie e racconti di una terra incantata. La mostra sarà possibile visitarla fino al prossimo 2 di settembre nel Palazzo Cerignola, nei pressi della centralissima Piazza della Libertà. Vediamo. Siamo qui alla mostra fotografica di Salvatore Valente, Vietnam, poesie della natura. Questa è una mostra fotografica che è qui a Ostuni in questi giorni e siamo qui con l'autore delle fotografie, che è Salvatore Valente. Ma come mai il Vietnam? Molti mi hanno chiesto, mi hanno fatto questa domanda, anche perché il Vietnam ci ricorda la guerra con gli americani e quindi siamo abituati a vedere questa nazione distrutta, incendiata. E per la curiosità anche mi sono un po'
incuriosito e ho deciso di visitare questa nazione, anche perché mi avevano detto che nella parte nord del Vietnam ci sono delle etnie che ancora vivono delle proprie tradizioni e io sono a caccia di queste etnie. E così ho programmato tutto il viaggio cercando di trovare queste persone e ho organizzato il viaggio e sono andato. Quali sono i colori, le emozioni che può dare il Vietnam? Colori, la natura è qualcosa di incredibile, veramente fuori dal mondo. Io tant'è che Jurassic Park l'hanno girato lì, quindi posso farvi immaginare che è veramente incontaminata, dei luoghi straordinari. La mostra è basata molto sui paesaggi. E le persone, ho incontrato queste etnie coloratissime, tant'è molti mi davano anche di Perù, tant'è che erano colorati gli abiti. I Hmong a fiori, ad esempio, hanno dei colori eccezionali come vestiti e loro si distinguono attraverso il loro abbigliamento, il loro modo di pettinarsi, il loro copricapo. E ogni etnia la distingui attraverso il loro abbigliamento. Sempre coloratissimi, tant'è che io sono andato a trovare i Hmong a fiori sulle montagne dove ho visitato nei loro mercati ed erano tutti uguali, bellissimo, coloratissimo, in mezzo a queste montagne verdissime, isolati, perché loro, tutti, siccome hanno diversi villaggi distribuiti, non fanno in un paese, lo fanno in un posto dove poi tutti possono convogliare in quel posto con pochi chilometri. E la gente si avvia anche di notte per arrivare poi in orario alla... E un'altra caratteristica, siccome poi il mercato lo fanno durare una giornata intera, la gente resta anche a pranzo lì e si è vista la loro cucina tradizionale. È veramente interessante. E domani sera, sempre ad Ostuni, ultimo appuntamento con Corti sotto le stelle, iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale Folletti e Folli. Le anticipazioni in questo servizio. Quarto ed ultimo appuntamento con Corti sotto la stella, con l'Associazione Folletti e Folli e Corto Drum di Fasano. Corto Drum di Fasano è un festival di cortometraggi internazionali che da 9 anni realizza e raccoglie cortometraggi da tutte le parti del mondo. Giungono a Fasano, vengono sottotitolati, alcuni in italiano o in inglese, e presentati in questa rassegna. I prossimi appuntamenti del 10 agosto, venerdì 10 agosto, sono Il cielo della domenica, Il pomodoro e Terribile Treat. Sono cortometraggi di varie nazionalità che l'Associazione Folletti e Folli e Corto Drum hanno scelto per incentivare la promozione del cortometraggio, degli appuntamenti di corto in Ostuni, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Ostuni e la voglia di farlo fuori dal circuito della piazza o delle vie principali del centro storico, ma a Largo Stella, cornice particolare che quest'anno è stata adottata anche dall'associazione Lega Ambiente per presentare i corti a tema ambientale. Per cui vi aspettiamo venerdì 10 agosto ore 21:30 e in replica alle 22:30 e 23:30. Michela Marzano sarà l'ospite del 9° appuntamento con la 16ª edizione della rassegna letteraria Un'emozione chiamata libro, in programma per questa sera alle 21 nel chiostro di Palazzo San Francesco. Michela Marzano presenterà ad Ostuni il suo ultimo libro, Volevo essere una farfalla, e dialogherà con la giornalista Anna Maria Mori e con il sindaco di Ostuni Domenico Tanzarella. Michela Marzano, dopo il successo l'anno scorso, torna per la seconda volta alla rassegna ostunese, ma adesso è con un libro coraggioso e per qualche verso sconcertante, la storia della sua anoressia. Lei, affermata filosofa e scrittrice, è un'autorità negli ambienti della società culturale parigina, dove svolge il suo lavoro di professore ordinario all'università. Racconta momento per momento tutto il suo calvario prima di essere quello che è oggi. Il 10° ed ultimo appuntamento con Un'emozione chiamata libro in programma per sabato 18 agosto alle 21, quando nel chiostro di Palazzo San Francesco arriverà Serena Dandini con il suo libro Grazie per quella volta.
E Aldo Maranzina, 65enne maratoneta che corre con una protesi all'anca, arriverà questa sera alle 19 in piazza di Libertà d'Ostuni e troverà ad accoglierlo sotto il palazzo di città sia l'amministrazione comunale che esponenti dell'associazione atletica Città Bianca. Partito il 1° maggio da Verona, Maranzina sta percorrendo tutte le regioni d'Italia per il progetto Vivere da Campione Tour 2012 dell'associazione ALT, la legge è uguale per tutti, un'iniziativa che nasce sotto il segno degli insegnamenti di Giovanni Paolo II, che ha saputo avvicinarsi a tutte le etnie e età parlando di sport, di musica, di impegno e di gioia. Ed ora una notizia sportiva: la neonata OS Città di Fasano parteciperà al campionato di seconda categoria. Il consiglio direttivo del Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato all'unanimità di procedere al completamento degli organici dei campionati regionali di eccellenza, promozione, prima e seconda categoria relativamente alla stagione sportiva 2012-2013. Ufficializzata la rinuncia dell'AS Calcio Fasano al massimo campionato regionale, il Comitato Puglia ha preso in esame le richieste di iscrizione presentate dalle società SSD Casarano Calcio SRL e USD Città di Fasano, in considerazione del bacino di utenza, della storia calcistica e della cospicua tifoseria delle piazze coinvolte. Si legge nel comunicato. Ha deliberato di ammettere rispettivamente la SSD Casarano Calcio al campionato di prima categoria e la USD Città di Fasano al campionato di seconda categoria. L'US Città di Fasano ha tempo comunque fino alle ore 19 di lunedì prossimo per formalizzare l'iscrizione alla seconda categoria. Ed era l'ultima notizia del nostro telegiornale. A tutti voi grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Siamo su internet 24 ore su 24. www.trcb.it.